Credo che l'obiettivo della maggior parte dei ragazzi quando vanno in vacanza sia trovare una bella ragazza e ti giuro, non hai idea di cosa sia successo nella mia vacanza. Prima di tutti sono otto di pura fibra italiana, ognuno ha una storia da raccontare e in questo video ti racconterò della mia vacanza piena di bagiolla. Però per farti integrare meglio è giusto che ti spieghi chi eravamo. Via il cappello e fuori l'uccello e andiamo subito al racconto. Eravamo 5 in totale. A me sicuramente già mi conosci, ma è il momento che ti presenti gli altri con una breve descrizione. Beppe è un uomo pieno di amici, super ballerino e super scorreggione, ma il suo unico difetto è che si tocca sempre gli zibidi bibidi per sistemarseli. È una cosa assurda e non è l'unico. Fra, il nostro chef, senza di lui saremmo sicuramente morti di fame. Non avremmo mangiato niente di decente. Cucinava sempre lui, lavava sempre i piatti ed era anche l'uomo più ubriaco che io abbia mai visto. Marchetto è il miglior metalmeccanico che esista al mondo e penso che non esista neanche un veneto più veneto di lui. Con una sola parola riusciva a cacciare fuori due bestemmie. E poi c'è Ricky è quel tipo che sembra stra tranquillo ma che in realtà fa le cose peggiori. Cioè ha scorreggiato per 11 secondi di fila contati. Sono ancora scioccato e spaventato da tutto ciò. Ora è il momento che però stoppi il video e mi scrivi nei commenti secondo te chi alla fine della vacanza è riuscito a... Si aprono le scommesse, signori. Avevamo una settimana di tempo da passare nella bellissima località marittima di Rosolina Mare. Tutti non vedono l'ora di andare in vacanza a Rosolina Mare con una sola missione. Per trovare la bagiolla, tuttavia, c'era bisogno di procacciarla. E il primo giorno eravamo fortunatamente sistemati perché delle amiche di Beppe erano lì. Due amiche, noi eravamo in cinque, ma vabbè. Così abbiamo preso tutto l'alcol a nostra disposizione e siamo andati a passare la notte in spiaggia. After sotto le stelle, abbiamo fatto anche il bagno di notte. Il problema è che c'erano delle meduse in acqua e non ce ne siamo accorti subito. Però sentivo che qualcosa tipo mi pizzicava e mi faceva strada del prurito. Appena ci siamo accorti che c'erano delle meduse, io e Ricky abbiamo iniziato a correre verso la spiaggia, che è per di là, o è per di là, per chi se lo fosse chiesto. E correndo siamo inciampati. Io mi sono distrutto un ginocchio, distrutto. Prima sera io ero già devastato. Vai così, partiva bene la vacanza. Alle 7:30 di mattina, orario in cui la gente normale si alza per andare al lavoro, noi invece ci stavamo dirigendo verso casa per andare a dormire. Io ero chiaramente devastato e stanco, ragazzi, cioè non dormivo da una vita, come tutti del resto. Entro in casa e con un mal di testa assurdo mi butto nel letto, pronto ad andare a dormire. Solo che nella confusione generale devo essermi dimenticato di pulirmi i piedi dalla sabbia. E Fran non l'ha presa per niente bene, ma fidatevi, proprio per niente bene, ma proprio per niente. Ha pure detto che mi avrebbe tirato il materasso addosso e il lenzuolo addosso da quanto sabbia c'era. Così chiaramente io, Ricky e Beppe, da bravi amici che siamo, abbiamo scambiato il mio materasso il mio lenzuolo col suo materasso. E non l'ha presa bene neanche quella. La seconda sera è stata molto interessante perché Beppe, insieme a tutti gli altri, tirava testate ai pali. Boh, questo è un video solo per filmare tutto quello che succede in questi momenti. Prendi il cartello, è qua un cartello. No, poverino. No, no, dai, per favore. Faccio piano. Ok, piano. Non era piano. E tornati a casa, completamente devastati, ci nutrivamo di wurstel. Il nostro frigo, ve lo dico veramente, letteralmente era solo wurstel e alcol e bibite, nient'altro. Ma ora parliamo della bagiolla, che scommetto che siete tutti lì pronti a non vedete l'ora di ascoltare questo. La terza sera siamo andati in discoteca perché è lì che si trova la bagiolla, no? Vi parlerò sempre delle sere, però, perché di mattina non ci svegliavamo, perché dormivamo. Noi dormivamo sempre dalle 6-7 di mattina fino alle 1 o 2 del pomeriggio. Quindi comunque per noi la mattina non esisteva. Il pomeriggio andavamo in spiaggia e poi la sera appunto uscivamo e la nostra vita si svolgeva tutto di sera e di notte. In discoteca dovete sapere che Fra, ubriaco e molestissimo come sempre del resto, decide di approcciarci con qualsiasi cosa respiri. Quindi vede ste due tipe sedute sui divanetti mentre noi eravamo in pista a ballare e decide di prenderle per mano e portarle a sé in pista. Dopodiché chiaramente bisogna anche un po' parlare, non basta ballare e basta, e decide di portarle fuori un attimo a parlare dove c'era più tranquillità perché non c'era tutta la musica a palla che pompava di brutto nelle casse. Ora vi dirò la verità, a me non è che interessassero più di tanto, nel senso io ero lì per divertirmi con i miei amici, quindi sono stato un po' a parlare insieme a lui, poi sono tornato dentro a godermi la serata e a ballare insieme a Marchetto che si stava scatenando. Però lui è rimasto lì per un bel po'. Quando a una certa io sono tranquillo lì e arriva Ricky da me e mi fa: passami le chiavi dell'appartamento. E dico: boh, vabbè. E lui mi fa: eh sì, tra 10 minuti prendo le tipe e vado a casa. Io ho detto: boh, ok, strano, le aveva approcciate Fra. E ho scoperto che mentre c'era un attimo di distrazione, Fra si è allontanato un attimo dalle due tipe, Ricky è andato là super svelto e a proporle di andare a casa a bere qualcosa e stare lì un po' a parlare. In realtà il suo unico obiettivo era
Io ti dico solo che Fra era incazzato nero, perché dopo tutto le aveva approcciate lui e per tutta la vacanza è andata avanti a dire: sì, l'ho approcciata io, bla 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 bla. Ed era anche giusto, perché in un attimo di distrazione Ricky gliel'ha portata via. È giusto che si arrabbi, insomma. Però alla fine fatto sta che Ricky si porta a casa le due tipe. Fra non poteva permetterlo, decide di seguirlo e di fare per tutta la sera il disturbatore. Oh raga, se le sarebbe prese di brutto, ve lo assicuro. L'unico obiettivo di Fra era che Ricky non riuscisse a... Appena le tipe però sono andate via, Fra è corso in spiaggia, io l'ho seguito perché era veramente ubriaco, a schiarirsi le idee. Vi dico che era così ubriaco che non faceva altro che seguire tutti i trattori, quelli che sistemano la spiaggia, la sabbia sulla spiaggia, insomma, e fare l'aeroplano per tutta la spiaggia bestemmiando. Tra l'altro ha scritto alla tipa su Instagram per dirgli come sono andate veramente le cose quella sera e perché si era straincazzato con Ricky. E così la sera dopo le due tipe erano di nuovo da noi. Ora, l'altra non interessava a nessuno, però ce n'era una che era lì per Ricky, appunto, che era quella che aveva approcciato Fra. Tra l'altro quella tipa si chiamava Siria e io dovevo stare lì con Ricky per fargli da spalla. Al momento propizio io me ne sarei andato, lasciandogli diciamo casa libera. Gli altri invece erano fuori per conto loro. Il problema è che Fra era completamente ubriaco e girava da solo completamente ubriaco. E questo non va bene, ragazzi. Non va bene perché Fra in una settimana è riuscito a molestare 14 tipe. È riuscito ad andare a rompere i coglioni a 14 tipe e con zero successo, oserei dire anche. Così decisi che per impedirgli di fare ulteriore disastro, per ricevere una denuncia per molestie, sicuramente l'avrebbe ottenuta, dovevo seguirlo e assicurarmi che non combinasse stronzate. Ti dico solo che una certa aveva comprato una birra, ma per sbaglio la spanta sul tavolo e non poteva lasciarla lì. Quindi immagina da solo cosa ha fatto. Prima di subito. Prima lo fai e prima ti do le chiavi. Ti dà le chiavi per favore. Dai, perché sennò le chiavi. Le chiavi. Alla fine di quella sera, tra l'altro, la Siria è venuta a dormire da noi. In realtà l'unico obiettivo era di... con Ricky. E infatti l'hanno fatto. Però è stato un problema, perché da allora la Siria è stata un'abusiva a casa nostra, sempre e comunque. Mangiava e dormiva tutti i giorni. Cioè, da quel giorno in poi lei ha sempre dormito e mangiato da noi, cavolo. Io ho pagato per stare in quell'appartamento, lei c'è stata gratis. Diamine a lei. Tra l'altro lo facevano nel divano su cui io di solito mi sedevo. Tra l'altro è arrivato così il penultimo giorno di vacanza e sono arrivati due amici per passare la giornata comunque insieme a noi. E abbiamo scavato una buca di 1,70 m sotto sulla spiaggia, ma vi giuro raga, 1,70 m, perché sapevamo quanto eravamo alti e la buca praticamente era alta come uno di noi. Vi dico solo questo e fidatevi, abbiamo raggiunto l'acqua da quanto siamo andati in profondità e abbiamo avuto la pessima idea, richiudendo la buca, di infilarci il beppe Ricky e un altro amico. È stato un problema perché Ricky ci ha messo 13 minuti e abbiamo il video per uscire da quella cavolo di buca. Vi dico solo questo, non si sentiva più i piedi, cioè dopo tutto quel tempo sotto la sabbia, fidati, non si sentiva più i piedi. Non riusciva più a muoverli praticamente. E tra l'altro quella sera c'è stato un dibattito tra Ricky e Beppe, perché Ricky si era scolato un sacco di bottiglie di alcol completamente da solo, senza mai darle a Beppe, perché ogni volta che Beppe voleva bere e chiedeva la bottiglia agli altri, gli altri non gliela davano mai o non lo lasciavano bere. E quindi in pratica si sono arrabbiati un sacco tra di loro e stavano lì a discutere. Ti dico solo che da Viri Veneti in un minuto 18-17 bestemmie. Siamo lì, eh. Appunto, e non era un super un cold, madonna. Sì, la porta è fatta. Devo spaccare il mio cane. No! Tutto ciò che voglio è così. Tutto ciò che voglio è così. Ricky, prima che Beppe andasse a dormire, mentre Beppe era in bagno, ha preso un intero sacchetto di pasta e gliel'ha svuotato nella fodera del cuscino. E non l'ha presa bene per niente, Beppe, ma proprio per niente. Zago, non si è disteso sul letto! Zago, dovevi dirgli di andare a letto! Era quello che volevo... No, deve accendere la luce. Aspetta, non... Ok. Zago, scusa, mi ho una cosa da fare. Avevo poco. No, puoi fare. Ciao. Puoi fare almeno vedere quanti fusilli ci sono. Cioè li togli e poi. Dio, porco!
Però vi giuro, raga, ci siamo divertiti tantissimo. Tra vedere girare tutti i mezzi nudi, scorreggiare sempre, fra gli scherzi che ci facevamo a vicenda, tra tutte le bottiglie di alcol che si è scolato fra, che ha girato più ubriaco che sano in questa vacanza, tra la Siria che veniva sempre a dormire molestissima e a mangiare sempre molestissima da noi senza pagare l'affitto, ci siamo veramente divertiti un mondo. Mi è mancato chiaramente fare i video e le live, ma è brutto ora svegliarsi e non vedere bottiglie che volano, bestemmie che volano, non trovarci a fare colazione con Wurstel e Coca-Cola. Ste robe mi mancano. Questa è stata la mia meritata settimana di vacanze comunque, e alla fine chi di voi ha scommesso giusto all'inizio del video? Grazie per tutta la luce.